Il Papa, che ha istituito il Sinodo dei Vescovi, strumento per scrutare attentamente i segni dei tempi e cercare di adattare le vie e i metodi alle mutate condizioni della società, un instancabile apostolo e il grande timoniere del Concilio. Con queste parole Papa Francesco ha tratteggiato la figura di Paolo VI, elevandolo agli onori degli altari lo scorso 19 ottobre, a conclusione della terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi. Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile apostolo davanti a Dio oggi, non possiamo che dire una parola tanto semplice quanto sincera ed importante. Grazie. Grazie, nostro caro e amato Papa Paolo VI. Grazie. Grazie per la tua umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa. In una soleggiata piazza San Pietro, gremita di fedeli, alla presenza di Benedetto XVI, Papa Francesco ha ricordato le tante virtù di Giovanni Battista Montini, prima fra tutte l'abbandono fiducioso alla volontà del Signore, anche nei momenti di maggiore difficoltà. In questa umiltà risplende la grandezza del beato Paolo VI, che mentre si profilava una società secolarizzata e ostile, ha saputo condurre con saggezza lungimirante e talvolta in solitudine il timone della barca di Pietro, senza perdere mai la gioia e la fiducia del Signore. Chiudendo solennemente l'assise dedicata alla famiglia e con lo sguardo già rivolto al Sinodo Ordinario dei Vescovi del 2015, Papa Francesco ha poi invitato tutti a non temere le novità di Dio, che continuamente ci sorprende aprendoci e conducendoci a vie impensate. Qui sta la nostra vera forza, il fermento che la fa lievitare e sale, che dà sapore ad ogni sforzo umano contro il pessimismo prevalente che ci propone il mondo. Qui sta la nostra speranza, perché la speranza in Dio non è quindi una fuga della realtà, non è un alibi, è restituire operosamente a Dio quello che gli appartiene. Dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Papa Francesco ha infine chiesto di rivolgere lo sguardo all'esempio del beato Paolo VI, raccogliendone la sua preziosa eredità. Egli è stato uno strenuo sostenitore della missione Agentes. Ne è la testimonianza soprattutto l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, con la quale ha inteso risvegliare lo slancio e l'impegno per la missione della Chiesa.